Guarda bello sugoso, ma no, me esplode di farcia. Ragazzi, oggi si fa gli involtini di cavolo verza. Voi penserete che è una ricetta vegetariana, poco sarcigna, e invece no, è molto sarcigna e purtroppo è un piatto di vecchia Perché data. purtroppo? Perché nessuno lo fa più, non fanno più gli involtini di cavolo verza. Come mai? Andiamo a vedere gli ingredienti. Serve il cavolo verza, della carne macinata, ora questi sono 450 grammi, 2-3 cucchiai Macinati macinato, che? Di che e che carne? vi garba, ci potete mettere anche una salsiccia dentro, va bene? Ecco, sapevo io. 2-3 cucchiai di parmigiano, 2 uova, voi direte, ma ce n'è 5. 5. Non si sa perché, è così, ne serve 2, però se ne volete mettere 5, mettete 5. Come mettere nei 5? No, ne serve 2. Ne serve 2. Ma uno dice, almeno ne metteva 6, no? Ho capito, ma 5. 2 sciolte qui andavano, Sì, capito, ma da perché non te ne 6. Perché lasciare 6? una si vede l'ho usata, Ah, no? ok, va bene. Ok. Una cipolla, uno spicchio d'aglio e 400 grammi di pelati. Poi servirà il sale, il pepe, la noce moscata e il pan grattato. Per prima cosa, bisogna prendere le foglie, quelle esterne del cavolo verza, e lasciarle sbollentare in acqua bollente per qualche Ora, ti ha minuto. fatto vedere la foglia più brutta di tutti, cavolo. Sono quelle esterne. Sì, ma quella andrà buttata. Se no, non mi avesse. Tagliate le Sì, scegliete quelle vi garba Bah. più belline. Insomma, ora in questo caso mi servirà o 6. 12, perché con tutta sta roba. Io un foglio in volantini lì da po', eh. Nel frattempo che sono a sbollentare le nostre foglie, si prende il macinato, il parmigiano ci si mette dentro, uno spicchio d'aglio che fa sempre bene, fa amore, bellino tagliato. Questo è il nostro ripieno dell'involtino. Poi ci si mette dentro le nostre 2 uova, 2 cucchiai di pan grattato e il profumo di un po' di noce moscata, sale e pepe, e si mescola. Mescolate tutto a modino. Allora, dopo che avete sbollentato le nostre foglie di cavolo verza e fatte freddare per poter lavorare, si mette al centro la farcia, il La ripieno, la farcia. farcia, senti qua, Se fine. e si fa Il sarcignolo in l'involtino, mezzo. ci si mette, vedi, strabocca di già. Allora, qui le case sono due, Case. e La qui di familiare. e c'ho la cipolla, l'ho tagliata, mi fa Sì, piangere. ti fa anche di bischierare. O prendete lo spago, gli fa, se no lo prendete, lo piegate a una certa ora, un Dio per nulla, Lo eh. pieghete, sai, fra il Dai! barese e l'agente immobiliare. Questi per farli ci vuole le foglie grandi della verza, non andate a prendere quelle piccine, se no è E che faranno gli involtino. involtini piccini. No, si rompe. Tagliate una cipolla. Unite a 2-3 cucchiai d'olio e lasciamo soffriggere. Quando la cipolla inizia a prendere colore, si mette i fagottini. Allora, fate attenzione, io non li girerò mai. Dovete stare molto attenti che non si attacchino. L'importante è quello, quindi anche quando metteremo i pelati, la conserva, i pomodori, gli date sempre un occhio durante la cottura. Mettete il pomodoro, aggiungo sempre un po' d'acqua per pulire bene. Salate e pepate, cuocete per 20-25 minuti con il coperchio.
Ecco qua l'involtino spettacolo, gli ci ho dato la spolverata di parmigiano sopra, potete mettere anche del pecorino, una salsiccia, quello che vi piace di più, e ora c'è l'assaggio come il rituale, non so se si vede, vedi com'è ripieno, bello, grosso, guarda bello sugoso, vado a me, esplode di farcia. Lucia? Come sempre. Spaziale, mondiale. Buonissimo, un gusto proprio di altri tempi. Quindi, seguite la ricetta. Se volete tutte le ricette toscane, ci sono i libri del Mollicas. Canale 412 di Sky, Gambero Rosso HD e 132. E Facebook, YouTube e Instagram. Buon appetito!